Vicenza e Ascoli nuovamente di fronte al Menti due settimane dopo la vittoria dei biancorossi per 1-0. Stavolta in palio c'è la qualificazione al quarto turno di Coppa Italia e il confronto col Genoa, ma c'è soprattutto il prossimo impegno di campionato nei pensieri di Marano e Gustinetti, che adottano un corposo turnover. Al centro dell'attacco biancorosso c'è l'esordio dell'ex torinista Arma, Ascoli con Sommese, Lupoli e Diurici in panchina in attesa di sviluppi. Partenza al piccolo trotto, un paio di iniziative in tandem tra Lemao e Minesso, qui anticipato da Coser, mentre alla mezz'ora il brasiliano non trova la porta. Gioco lento e scontato il primo tempo è tutto qui. Il secondo, se non altro, è un po' più vivace. Al dodicesimo dall'angolo Lemao trova la testa di Arma, Faisca intercetta con un braccio, l'arbitro Romeo di Verona fa proseguire. I marchigiani si fanno vedere con una conclusione alta di Mendicino servito da Cristiano e al diciottesimo il Vicenza passa, gran destro da fuori di Fausto Rossi, ventenne centrocampista che la Juventus ha mandato a maturare alla corte di Maran. È il suo primo gol stagionale. Già la seconda partita che fa da titolare si è fatto trovare pronto, ma non avevo dubbi, ma come lui e anche altri denota che la squadra sta bene e mi dà ampia scelta anche appunto per la prossima gara. Passato in svantaggio, Gustinetti rinforza l'attacco, fuori Moretti e dentro Lupoli che al 26esimo spreca da buona posizione. Nel Vicenza Cavazzi rileva Minesso, poi alla mezz'ora Botta prende il posto di Rossi. Misuraca sfiora il raddoppio con un rasoterra sul fondo di poco. Oliveira, appena entrato al posto di Lemao, centra in pieno il palo destro di Coser. In pieno recupero Lupoli, senza forza né convinzione, spreca l'ultima opportunità per prolungare l'esito del match.